Ecco, ora, contrariamente a quanto mi aspettavo io, il cavallo ha accettato molto tranquillamente la sella, infatti non fa gesti per liberarsi, non ne salta, le famose sgrobbate, l'ha accettata tranquillamente, è così un po' titubante perché è comunque una cosa seria e i domatori hanno già detto fra loro questo è un cavallo buono. Io devo dire che sono rimasta impressionata anche vedendo questo, che viene definito un cavallo buono, perché soprattutto prima, quando era caduto per terra, mi ha fatto una certa impressione. Invece, aspetti un attimo, mi raggiunga Franco un istante. Voglio sentirlo dalla sua voce. Diceva che questo è un cavallo buono. Perché la difesa che ha fatto prima non l'ha fatto né per la sella né per il laccio, niente. L'ha fatto solo nel sentirsi toccare la coda, che non era una cosa nuova per lui. Il fastidio della coda ha fatto sì che il cavallo si buttasse in terra, tutto lì. Vedi come accetta già l'uomo vicino, è un cavallo buono. Mentre ci sono altri cavalli che per avvicinarli. Per certi soggetti addirittura per mezz'ora sgroppano, per liberarsi dalla sella. Quindi devo dire che oggi è andata abbastanza bene, insomma, con questo cavallo. Questo è buono, sicuramente è cavallo buono. Ho capito, la ringrazio. Allora la lascio finire il suo lavoro. E adesso invece vedremo un altro cavallo, perché devo ripetermi, per domare un cavallo non è una cosa semplicissima. Avete visto soltanto l'inizio, quindi è la prima parte, è stata messa alla sella, poi per diversi giorni verrà ripetuta questa operazione, mentre c'è un cavallo che ha già superato questo punto, no, della doma. Esatto, ha già superato questa fase da circa 15 giorni, ora accetta tranquillamente la sella e proveranno a montarlo per la prima volta. Adesso non oso immaginare, insomma, perché questo è stato solo preso al lazzo e gli è stata messa la sella e già non ha gradito. Però io non lo so, ho un po' di fantasia, immagino che ne vedremo delle belle quando tenteranno di salire a cavallo del cavallo che non è mai stato montato. Ecco, è arrivato il cavallo già sellato. Quanto tempo è che è abituato alla sella? Beh, questa pulire che sta lavorando è circa un mese rispetto al lavoro che abbiamo visto prima. Adesso lei è già abituata alla sella e arriverà dentro il tondino, verrà fissata di nuovo al giudice e un buttero, proverà a montarla, poi la libereranno e girerà nel tondino con l'uomo sopra, speriamo senza sgroppare. E verranno aiutati da un altro cavallo, un cavallo anziano che è detto il marrone o il ruffiano. Ora, dopo che il buttero Franco è montato, Luciano si avvicinerà col cavallo più anziano, già esperto, e l'accompagnerà lungo il tondino, piano piano, appunto per tenerla, per fargli compagnia e per far vedere che, ecco, non c'è niente di particolare. Ecco, questo è molto importante, credo, per un animale non abituato alla sella e al cavaliere, vedere che in fondo vicino a lui c'è un simile che non ha nessun problema a portare la sella e il cavaliere, ha dei buoni effetti. Ora Franco si avvicinerà piano piano e proverà a montare la puledra. Credo che sia abbastanza pericoloso comunque montare un cavallo che non è mai stato montato. Comunque è In una bella America ci sono esperienza. anche i rodei, noi abbiamo partecipato a un rodeo, un famoso rodeo nel Wyoming e vi assicuro che i cavalieri hanno fatto delle cadute anche molto violente. Sicuramente però questi animali, visto che sono abituati già a portare la sella, saranno più tranquilli di quelli che poi vengono utilizzati nei rodei. Infatti, ecco, la differenza è questa, che il cavallo viene prima abituato, convinto al lavoro, per cui conosce già la sella da oltre un mese, abbiamo detto, c'ha già la presenza dell'uomo vicino da oltre un mese, e adesso la novità è la figura dell'uomo sopra la sella e il peso. Ecco, guardate, adesso sta proprio salendo a cavallo. Il cavallo sembra non reagire, è molto tranquillo. È piazzato, è in difesa, è attento a tutte le cose nuove. Si vede come muove le Infatti, guarda avanti, dietro, è ancorato bene alla sella del cavallo più anziano, che adesso proverà a portarla dietro di sé. E se il lavoro di convenzione è venuto bene, non dovrebbe sgroppare, saltare o fare difese. Per ora sta andando abbastanza bene. Vediamo che la puledra è un po' impietrita, c'è ancora la coda sotto di sé. Sì, si stanno studiando forse. Esatto, deve ancora capire bene quali sono i Franco studia la movimenti cavalla e la che cavalla deve studia fare. Franco. Franco è abbastanza teso. Comunque ora si stanno sciogliendo tutte e due, c'è già la coda molto lenta.
è segno di tranquillità. Franco inizia a fare dei gesti, delle carezze, delle piccole pacche sul collo per farsi riconoscere, per far capire che non è poi... Ecco, ora la puledra prova